Buongiorno, come state? Questo è il nostro solito post, no? Che ci raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto questa mattina, in questo martedì. Beh, intanto siete stati tantissimi, ma veramente tantissimi quest'oggi. Questo mi fa piacere perché abbiamo avuto modo, di chiacchierare su tantissime cose. Abbiamo avuto modo anche di ascoltare dei brani che mi avete richiesto, insomma, me ne avete chiesti tantissimo. Siamo andati ad ascoltare, ad esempio, una canzone che io non conoscevo e me la sono anche insomma scritta, che era I mulini dei ricordi di Chiara Civello, che in realtà, andando a cercare, insomma, era una canzone che era stata già interpretata da Enzo Iannacci, quindi una cover, ma molto bella anche la versione di Chiara Civello. Poi ci siamo ascoltati una ballad che per me è fondamentale, almeno per quanto riguarda il gruppo degli Europe, che era Carrie, che era stata richiesta invece da Lorenzo. E poi se andiamo a scoprire, insomma, le altre canzoni, beh, Afonso ci ha portato indietro negli anni, soprattutto in quegli album, diciamo così, natalizi, di queste strenne natalizie che in questo caso erano stato un flop l'uscita, quella di Phil Spector, e che poi in realtà, insomma, con le varie ristampe hanno ottenuto un grande successo e ancora oggi ci sono delle canzoni che ricordiamo benissimo. Quindi, insomma, grazie anche a Afonso che mi ha fatto riscoprire queste canzoni, ma in qualche modo anche la storia di Phil Spector, e poi lui stesso che ha detto che in realtà adesso è insomma dentro per omicidio, è in carcere, ma sì, ha avuto successo in seguito poi con questo lavoro natalizio. Uno degli album, dicevamo, che possono essere messi sotto l'albero, e perché no, insieme ai libri, perché io vi ricordo sempre che, insomma, mi piacerebbe sempre che ci fosse un libro, ma anche un disco sotto l'albero di Natale nei nostri, diciamo così, regali. Ma poi abbiamo parlato appunto del tempo, abbiamo parlato di quelle che sono le vostre tradizioni natalizie, abbiamo parlato, o meglio, mi è stato chiesto anche perché su Patreon io avessi scelto, ad esempio, la figura del cuculo. Beh, perché io il cuculo lo adoro, ma adoro anche il bradipo. Per me il bradipo, scusatemi, ma è l'immagine più bella che io possa avere. Tant'è che a Berlino, tra l'altro, allo zoo mi ero comprata un pupazzo di bradipo morbidoso, sì, perché mi piace. E poi che cosa abbiamo raccontato? Mi sono segnata anche un po' di promemoria. Ah beh, sì, poi anche Urbano, che invece ci aveva richiesto la canzone classica di Mariah Carey, insomma la classica strenna natalizia, che anche in questo caso, sì, non può mai mancare. E quindi, insomma, abbiamo fatto un po' un viaggio in quelle che sono state le canzoni, ma anche quelle che sono state le tradizioni. A proposito di viaggi, lo prendo qua. Io invece vi ho portato in viaggio con me, con questo album di James Taylor, con la canzone Country Road, che non è da confondere con quella di John Denver, perché per me questa canzone, insomma, mi riporta in viaggio e soprattutto mi fa ricordare un po' quelle che sono state, diciamo così, gli appuntamenti con le feste natalizie. Perché, come dicevo, insomma, ognuno di noi alla fine ha la sua canzone. Scusate, ma ho parlato tantissimo questa mattina, ma sono contenta. Mi avete chiesto anche della collana, che non so che pietra dura sia, ma vi assicuro che è vera, mi è stata regalata e, insomma, spero che Lorenzo faccia sicuramente fare una bella figura a regalare una collana fatta di pietra dura, perché è sempre un piacere riceverle. Che dire? Beh, come sempre aspetto le vostre cartoline, le vostre fotografie dei luoghi dove siete, dove abitate, anche in questo caso natalizie, perché io sono curiosa di scoprire dove abitate. E quindi potete mandarmele come sempre a imhcaribi@libero.it, oppure seguirmi su Patreon, Simona Non Solo Radio, e qui ogni giorno, insomma, mettiamo qualcosa, racconto qualcosa di me, qualcosa in più. Altrimenti ci vediamo martedì prossimo, come sempre qui alle 9:15, in tantissimi come oggi, ancora di più puntuali, per farci anche gli auguri di buone feste. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao!